Grazie Presidente. Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, il 15 agosto del 1857 il Parlamento subalpino approvava la legge che autorizzava la grande opera avveniristica del traforo del Fréjus, con uno stanziamento davvero importante per l'epoca, 41 milioni 400 mila lire. Passò con 98 voti favorevoli e 30 contrari degli aventi diritto. Il principale antagonista fu il deputato Cristoforo Moia, sostenitore insieme a molti altri di gravissime conseguenze ambientali negative che lo scavo dei 12 chilometri di galleria avrebbe provocato. Parecchi esperti dell'epoca non escludevano si trovasse all'interno della montagna filoni di roccia incandescente e copiosi torrenti sotterranei che avrebbero travolto i minatori e spazzato via Bardonecchia e la sua valle. L'attuale traforo del Fréjus, inaugurato nel 1871 e lungo 13 chilometri, raggiunge 1335 metri d'altezza ed è a oggi l'unico passaggio ferroviario alpino tra Italia e Francia. L'avveniristico progetto targato 1800 non è però più funzionale, anzi è ormai al limite del pericoloso. L'attuale tratta detiene infatti una serie di criticità e primati negativi che ne limitano la potenzialità. La tortuosità del tracciato dovuta a problemi morfologici consente il transito di convogli lunghissimi, di convogli lunghi al massimo 550 metri a fronte dei 750 degli standard europei. La pendenza che raggiunge in taluni punti il 30% determina l'utilizzo anche di tre locomotori per la trazione di treni merci, con un aumento conseguente di costi, consumo energia, inquinamento maggiore del 40% rispetto alla concorrenza europea. Sempre a causa della pendenza, il traino massimo consentito è di sole 650 tonnellate rispetto alle 1600 del tunnel del Gottardo. L'interasse tra i binari di soli 341 cm a fronte del minimo consentito dagli standard europei di 355, la mancanza di pompe di aspirazione dei fumi e la totale assenza di uscite di sicurezza rendono potenzialmente la galleria una trappola mortale in caso di incidente. A causa di queste problematiche il traffico sulla tratta ha perso negli ultimi 15 anni il 71% a favore del trasporto su gomma. Solo l'8% delle merci viaggia su rotaia contro il 29% dell'Austria e il 70% della Svizzera. Questa situazione si riverbera anche sul costo di trasporto per tonnellata, che è maggiore del 67% rispetto a quello dei tunnel di base presenti o in realizzazione su tutti i valichi delle Alpi, Gottardo, Ceneri, Brennero, eccetera. L'Italia è un paese a forte vocazione manifatturiera sostenuta dall'export. Infatti le esportazioni sono cresciute sia in valore economico, più 4,1%, che in volumi, più 3,1%, e spostano milioni di tonnellate ogni anno. Il 92% di traffico merci tra l'Italia e Francia autostradale, più di 740.000 camion all'anno, fonte SITAF, attraversano il traforo. Il motivo che sta alla base della necessità di sostituire la vecchia tratta di valico con il nuovo tunnel di base del Moncenisio è l'obsolescenza tecnico-funzionale che si traduce in mancanza di sicurezza. Le difficoltà morfologiche del territorio che la natura ha dato alla regione sono però state compensate dal buon Dio, che ha voluto che il Piemonte fosse strategico nell'intersezione delle rotte delle merci tra Rotterdam e Genova e Kiev e Algeciras, principale porto di collegamento con il continente africano. 150 anni dopo l'inaugurazione del Fréjus, il progetto del tunnel del Moncenisio si inserisce all'interno del Corridoio 5, noto anche come Corridoio Mediterraneo. 3.000 km di ferrovia per favorire gli scambi economici a sud delle Alpi, in regioni che rappresentano il 18% della popolazione e il 17% del PIL europeo. Dei 162 km totali previsti, il 18% è già stato scavato, quasi 30 km tra canna principale, quattro discenderie e bypass di sicurezza. Eh sì, perché il nuovo Fréjus contempla un bypass di sicurezza ogni 333 metri. L'utilità della Torino-Lione è stata già ampiamente argomentata e in virtù del piano Connecting Europe Facility deliberato dal Parlamento europeo il 17 aprile 2019, l'Europa aumenterà dal 40 al 50% il contributo comunitario. Grazie a questa novità, la quasi totalità dei fondi in capo all'Italia risulta quindi già stanziata.
Il recedere dal contratto, come segnalato dall'analisi costi-benefici commissionata dal MIT, costerebbe all'Italia 3 miliardi 550 milioni, senza considerare 100 milioni di costi operativi per la chiusura dei cantieri e la gestione delle controversie e i 350 milioni che già sono stati spesi, che andrebbero quindi in fumo. Adesso intendo affrontare quelle che sono le domande e le criticità che vengono poste da chi non ritiene che l'opera sia funzionale al Paese e che sia inutile. Il progetto è vecchio, falso. Il progetto definitivo è stato approvato nel 2018 dopo un percorso di concertazione con il territorio che ha visto lo svolgersi di 205 sedute di lavoro, 300 audizioni di tecnici ed esperti e 10 alternative di percorso. È pericoloso per la salute dei cittadini? Falso. Non sono state riscontrate criticità in oltre 62.000 misurazioni ambientali effettuate da ARPA nel solo cantiere di Chiomonte. Non ho letto male, sono proprio più di 62.000. Tutti i cantieri della Torino-Lione sono sottoposti a un rigoroso sistema di controlli ambientali improntati sull'Italian Style adottato in Valsusa, dove le centraline monitorano i parametri in un raggio di 15 km dal cantiere. Tutti i siti dispongono di una stazione di trattamento delle acque e vasche per il raffreddamento dei materiali estratti e controlli periodici sui corsi d'acqua in prossimità dei cantieri non hanno mai rilevato traccia di inquinamento. Peraltro, sotto il profilo ecologico, al quale in questo momento siamo giustamente tutti molto attenti e sensibili, il passaggio del traffico merci dalla gomma alla rotaia comporterebbe una diminuzione di gas serra pari alla produzione di anidride carbonica di una città di 300.000 abitanti. Brava. Per capirci, di una città come Catania o Bari. Un'altra cosa che si dice è pericoloso per la salute dei cittadini. Falso. Non sono state riscontrate criticità. Pericolo di infiltrazioni mafiose. Il cantiere della Torino-Lione è il primo caso in Europa con applicazione transnazionale delle normative antimafia presenti in Italia. Insomma, da questo quadro emerge che la ricaduta economica di quest'opera sarà importante in futuro per l'intero Paese, ma lo è già da ora per le imprese e i lavoratori dei territori interessati dallo scavo. In totale, all'opera lavorano 800 persone, di cui 530 impegnate nei cantieri e circa 250 tra società di servizi e ingegneria. L'opera darà occupazione a circa 4.000 lavoratori diretti e altrettanti nell'indotto. A tal proposito, sottolineo che volutamente non sono stati creati e previsti campi base proprio per generare una ricaduta economica immediata per i territori infastiditi dal cantiere. Si noti altresì l'effetto moltiplicatore dell'investimento. Ogni euro speso produce un contributo al PIL nazionale di 3,77 euro, ma se anche così non fosse, l'opera dovrebbe andare avanti lo stesso. Per gli investimenti con un ritorno economico a 20 o 30 anni esistono le imprese private. Agli investimenti transgenerazionali deve provvedere lo Stato. Quando si dice è un regalo a Macron, è falso. È un regalo che facciamo ai nipoti dei nostri figli. Così come l'attuale tunnel ha servito 6 generazioni di europei, c'è la certezza che il nuovo traforo consentirà il transito di almeno altrettante generazioni. Pur snodandosi per il 78% sul territorio francese, il tunnel sarà di proprietà paritetica tra Italia e Francia fino al 2114. Dopo quella data, la convenzione andrà rinnovata. Nel far presente a questa Assemblea quanto le maestranze valsusine siano riconosciute, specializzate, ricercate in tutta Europa per questo tipo di lavoro, come non ricordare gli oltre 400 feriti tra le forze dell'ordine da criminali che approfittano della questione TAV per attaccare le istituzioni dello Stato attraverso le sue divise. Questi sono soldi, tanti soldi, che sì, mi piacerebbe veder risparmiati. A loro ribadisco che non hanno santi in paradiso né angeli custodi in questo governo e determinati atteggiamenti non saranno più tollerati. Chi rompe deve pagare. Insomma, l'isolamento non fa bene al Piemonte. L'Europa è qui dietro e i commerci, i traffici e i movimenti con l'Europa fanno bene allo sviluppo economico.
fare o non fare il Freius significa progredire o regredire. Queste non sono parole mie, non sono neanche state dette da Matteo Salvini, ma sono del più grande statista che l'Italia abbia mai avuto e a cui il Piemonte ha avuto il privilegio di dare i natali. Parlo del conte Camillo Benso di Cavour. Grazie.